e dei depositi, di Borgo Sabotino e dell'altro che si trova a Villara, Pazziano Villara. Quindi stiamo, allora, l'Ermitage di Villara ha mandato le due interrogazioni che stiamo visionando proprio per quanto riguarda i depositi delle scorie nucleari del Lazio, quindi per Borgo Sabotino e per Villara. E presenteremo adesso questa qui, cercheremo di guardare, magari se vogliamo vederlo anche insieme, giusto mi ricorda di lavorare con i capri sul territorio, come dicevo prima, no? L'importanza del territorio, per chi conosce puntualmente il problema. Se vogliamo possiamo andare insieme a questa interrogazione a presentare la sessione dell'ambiente. E per quanto riguarda invece la centrale nucleare, mercoledì in Consiglio regionale ci sarà la discussione di una mozione proprio relativa alla centrale nucleare di Chiarigliano, non stiamo cambiando. E anche qui dobbiamo cercare di capire che cosa ci vogliono proporre, perché non è una mozione a firma 5 Stelle, è una mozione, mi sembra, ma comunque la possiamo vedere anche insieme, anche per portare in aula, per fare un intervento in aula più approfondito, con più dettagli, in modo da appoggiare oppure da screditare quella mozione che andremo ad analizzare. Si occuperà, penso, Gaia di questa mozione, quindi passerò anche a lei adesso anche l'interrogazione di Pierpaolo Sabotino per le scuole nucleari, in modo tale che facciamo un lavoro condiviso, regione, territorio, e naturalmente poi chiunque si vorrà aggiungere è sempre benvenuto. Ok. Grazie mille della seconda cosa, ne terremo conto e sicuramente faremo qualcosa, perché questa è prassi naturalmente anche il Consiglio regionale del Lazio. E per quanto riguarda la prima cosa, noi in realtà li riceviamo nei due formati gli atti, li riceviamo in cartaceo nella nostra buca delle lettere personale e li riceviamo anche online. Le convocazioni a volte per il Consiglio le riceviamo in tre formati, anche via SMS, però vabbè, quello non è molto rilevante. Poi vabbè, tutti gli atti sono comunque in formato elettronico, nel GESDOC della Regione, sono consultabili a noi consiglieri, credo solo a noi, no? A noi consiglieri e assessori. Per cui sì, questa proposta di rinunciare alla carta mi sembra opportuna, anche perché ci sono tutti i mezzi alternativi per farlo. Noi tra l'altro ci siamo alla fine di ogni consiglio, soprattutto le approvazioni di bilancio che prevedono dei fascicoloni molto nutriti, ci stiamo portando tutti i fascicoli di carta in ufficio e stiamo usando questa carta come carta riciclata, perché naturalmente sono tutti stampati solo da una parte, per cui l'altra parte la stampiamo noi quando ci serve. Grazie. Queste pratiche per cercare di darmi una mano a ritardo, il minimo. E avete scritto che c'è bisogno di fare il censimento dei meetup sul territorio. Come possiamo darvi una mano? Una. L'altra. E cosa intendete per meetup attivo? Cioè, solo che esiste il meetup oppure che realmente, cioè, che realmente c'è una persona che faccia qualcosa dentro col meetup? Domanda. E altra cosa, parlando sempre di meetup, i meetup del Lazio sono state cambiate durante la campagna elettorale amministrativa tutte le cariche senza essere state votate dal gruppo. Pensate di farlo, di fare una votazione, tempistiche previste? Gli organati sono stati cambiati. E altra cosa, non esiste attualmente un gruppo di lavoro sulle attività sociali. Ma è altra cosa. Tant'è vero che hai fatto la richiesta di collaborare per la legge, ricevendo la legge proposta dal PD per le attività sociali, che è partita una discussione proprio dove si sia fermato un minimo. Perché non è ancora in discussione. Sarebbe opportuno secondo me aprire un tavolo per le attività sociali regionale, oppure conviene lasciare solo una cosa di web? Cominciamo, censimento dei meetup attivi. Diciamo che l'ideale sarebbe comunque avere una discussione sul meetup Lazio, in cui magari si faccia un elenco di meetup, partendo, che so, dai portavoce. Comunque queste sono tutte cose che possiamo decidere insieme, semplicemente aprendo una discussione sul meetup. Noi già, se voi ricordate, già in fase di campagna elettorale avevamo fatta una lista dei meetup, avevamo fatto una lista degli attivisti di meetup per votare le varie proposte su, non era
utilizzato un altro software che è Lime Survey. E per fare collaborazione noi già avevamo stilato una lista di meetup e di attivisti. Continueremo ad implementarla, ma più o meno diciamo che un'idea già ce l'abbiamo e siamo felici del fatto che siano nati dei nuovi meetup a ridosso delle elezioni, vabbè. Però sicuramente questo, diciamo che la rete ci ha sempre dato atto, il riconoscimento viene dato proprio dal territorio, cioè come si fa a individuare un meetup attivo o no? Dalle attività svolte, esattamente. Noi quando ci siamo candidati abbiamo presentato un curriculum dell'attivismo. Magari non sarebbe una cattiva idea che il meetup facesse un proprio curriculum, di curriculum d'attivismo da postare su Lazio 5 Stelle. Poi aiutatemi con le domande. Gli organizer del meetup. Ah, questo vi risponde Silvana perché se ne è occupata in particolare. Attualmente io sono uno degli assistenti organizer del meetup e ci sono i referenti di tutti i tavoli di lavoro, non so se ci sia ancora qualcun altro, c'è Luca Cerquatelli che ci ha aiutato con il web, che lui è l'organizer proprio del meetup, però sono delle figure temporanee, del tutto temporanee, perché dopo le elezioni è successo proprio il cataclisma, è cambiato tutto. Jeff, che era l'organizer, ha partecipato alle elezioni, tra l'altro è passato anche come consigliere municipale a Roma, per cui non se ne può più occupare. Noi temporaneamente l'abbiamo sostituito, però ci riserviamo, magari con il nostro aiuto, facendolo in maniera condivisa o legato alla prossima assemblea, vedremo, di votare i prossimi organizer e assistant organizer che siano rappresentativi di tutto il territorio e di tutte le tematiche. E poi l'ultima domanda era sul tavolo sociale, politiche sociali. Sì, politiche sociali naturalmente è una parte che il Consiglio regionale ha inserito all'interno della settima commissione insieme a sanità. Nelle commissioni parallele rimarranno unite politiche sociali e sanità. C'è bisogno di un tavolo, ci possiamo pensare, però insomma è una cosa che esula totalmente dalla sanità, perché politiche sociali è più un'assistenza, quindi non è che è proprio una cosa. Che ci possiamo pensare, possiamo farlo, l'importante è non sprecare l'energia in 10.000 tavoli dove ci sta una persona per tavolo, l'importante è fare magari 5 tavoli con 2.000 persone per tavolo, questa è un po' l'idea, cercare di non allargare troppo questo panorama dei tavoli, altrimenti ci stanno sempre le stesse persone che partecipano a tutti i tavoli e poi il lavoro, la forza è sempre poca. Accorpiamo, se serve, come in questo caso politiche sociali, se serve lo facciamo. Lo sperimentiamo subito dopo le nuove vacanze con la 328 del 2000, che tanto andrà subito in discussione perché l'assessore si è proposta di approvare entro l'anno. Ok, abbiamo ancora una ventina di esattamente come chiedessi. Sembra normale che abbiamo ancora le chiese con le persone, dai, diciamo che si dà un locale che non c'è il nome normale. Questo progetto è in stand-by perché diciamo lo staff da Milano sta un po' ripensando tutta la struttura della comunicazione del Movimento 5 Stelle, per cui è un progetto che c'era già stato segnalato da dei volontari che avevano già delle pubblicazioni e quindi si potevano utilizzare, però è stand-by, ma l'opzione è stata considerata tra le varie opzioni che aveva nominato Davide. Per quanto riguarda la seconda cosa? La seconda cosa che riguarda un po' come comunicare con noi, diciamo questo dipende, nel senso che i meetup territoriali, locali, cittadini in realtà ci potrebbero dare un importante aiuto nel filtrare alcune questioni che vengono dal territorio prima di arrivare a noi, perché insomma le richieste di incontro sono veramente tante. Poi altri canali di comunicazione sono quelli ufficiali, certo il ruolo dei meetup, appunto lo ripeto, può essere diciamo determinante come primo filtro, insomma, perché gli attivisti conoscono i problemi del territorio, quindi sanno poi come porsi, insomma, rispetto a nuove richieste. Poi non so se seguivi prima, Davide aveva specificato i nostri strumenti, tra gli strumenti abbiamo anche un gruppo Facebook, quindi al limite volendo ci si può connettere lì, anche se noi facciamo fatica a seguire i messaggi da Facebook ovviamente, per cui è meglio magari fare delle comunicazioni più mirate sui progetti. Grazie. Allora, io vi ho già parlato e però volevo rendere pubblica la mia proposta rispetto a questa cosa. Cioè, io sono d'accordo che stiamo creando in questo momento il blog dell'Ax
Lazio, il blog di Roma, il blog di Provenza, il blog dei municipi, il sito, 250.000 siti, in cui le informazioni vengono completamente perse da noi che cerchiamo questa informazione. Poi io appunto il sito istituzionale, quanti iscritti ha quello del Lazio? Quante persone leggono? I numeri magari sono, cominceranno ad essere importanti tra due mesi, tre mesi, io non lo so adesso. Però quello che ho chiesto a loro, e quello che poi vedo che succede in tutti i municipi, in tutte le realtà, in cui c'è bisogno che le informative abbiano, come dire, un risalto maggiore, e che loro della Regione Lazio dovrebbero fare un blog che raccolga un po' tutte le istanze di comuni, di Pomezia, di Roma, dei municipi, un blog unico del Lazio, che è portavoce 5 Stelle, scrive nel Lazio, una cosa del genere. Questa è la mia richiesta. Dove un municipio che vuole mettere in risalto una notizia sul suo territorio, che comunque ha una valenza regionale, sa dove andare a pubblicare, poi voi avete il vostro ufficio stampa, l'istituzione A, però in qualche modo questa notizia arriva a voi e viene pubblicata sul blog del Lazio, che raccolga tutte le informative che arrivano dalla regione. In questo modo si creerebbe anche quel legame che secondo me manca in questo momento tra tutti i vari meetup locali, che si perdono, perché uno si fa il suo bloggarello, si fa il suo sitarello, poi adesso ci stanno sia sul sito di Beppe Grillo, c'è il proprio blog, poi quanti sono? Quanti ne devo seguire? Poi su Facebook, poi... È sempre stato il nostro problema, quello di avere forum, blog, meetup, stiamo valutando qual è il modo migliore, adesso la nuova piattaforma è una possibilità di risposta a questo problema. Naturalmente nel frattempo, perché tutto è migliorabile, tutto è possibile, noi ripetiamo che noi degli organi ufficiali di comunicazione esistono, ad oggi sono in attesa che insomma venga migliorato questo aspetto, il blog www.lazio5stelle.net e il meetup Lazio. Adesso è un compito stimolante, soprattutto cercare di superare tutto questa disorganizzazione che noi capiamo che stiamo fuori, che li guardiamo e capiamo che c'è qualcosa che ci sfugge. Allora, la prima domanda era, per quanto riguarda il Parlamento elettronico, so che c'è l'ISEF. Allora, no, per capire, no, volevo solo capire, sì. Questo del Parlamento elettronico è parallelo, come si colloca rispetto a ISE? Ma giusto per capire, perché questo è un po' quello che diceva un po' prima, dicevo nel meetup e cose del genere. Noi abbiamo un grosso problema che non sappiamo chi sono i meetup, diciamo certi, chiamiamoli certificati, va per intenderci, non sappiamo se con chi siamo sicuri di dover lavorare, se quelle persone di riferimento sono le persone a cui noi poi possiamo fare riferimento, anche tra i meetup, tra queste organizzazioni che sono online, tipo Alisis, insomma c'è qualcosa, cioè, bisognerebbe che si ufficializzassero un po' tutti i vari passaggi. E questo ora, per quanto riguarda ad esempio Lazio 5 Stelle, vedendo il Movimento Nazionale, noi sappiamo che ci sta la lista, non con Lazio, e poi abbiamo tutti i comuni che sono per il momento certificati, giusto? Allora, se noi riusciamo a organizzare che Lazio includa tutti questi comuni certificati dentro Lazio, noi quantomeno per quelli adesso che hanno presentato liste, che sono certificati, quindi in un certo senso lo Stato nazionale ha dato il suo benestare su questi gruppi, quantomeno siamo sicuri che diciamo, questi comuni certificati sono quelli di riferimento. Poi, in Italia, che noi purtroppo stiamo in una fase evolutiva, perché da meetup una volta noi non c'eravate, no? Non c'era niente, quindi stiamo crescendo, proprio in quest'ottica di crescita cerchiamo di crescere al meglio, organizzati al massimo, perché altrimenti rischiamo una dispersione sia di attività sia di produttività, ma mi dispiace perché poi alla fine voi non siete capiti, perché magari le informazioni che devono arrivare a noi non arrivano, e questo è un peccato, perché voi invece vi fate un letto
c'è una discussione online, è un progetto parallelo su cui non ci stiamo concentrando, quindi andiamo avanti in un'altra strada che secondo noi è più utile. Un problema che è stato toccato da Davide Corrello, che è quello dei doppi meetup. A Civita Castellana abbiamo un gravissimo problema di avere appunto un doppio meetup. Noi, il meetup al quale appartengo io è quello storico, che è stato fondato l'anno scorso, molto prima delle elezioni. Dopo le elezioni abbiamo partecipato alla campagna elettorale e eravamo una decina di persone che lavoravano e che hanno anche permesso i risultati del 35% nel nostro comune. Dopo le elezioni i politici o comunque i mafiosetti locali che non sono riusciti a infiltrarsi nel Movimento 5 Stelle si sono aperti un secondo meetup. Noi la settimana scorsa è uscito un articolo su uno degli attivisti di questo secondo meetup che proponeva la tele, il teleriscaldamento, che è una cosa che non è prevista dal Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo preso le distanze, ma cosa dobbiamo fare se ci sono appunto questi doppi meetup che nascono come funghi? Noi abbiamo fatto anche delle denunce. Io personalmente sono in ballo perché insieme ad altri attivisti siamo stati minacciati di morte e robe varie. Allora voglio dire, capisco il ruolo di fluidificatore di cui parla Corrello, però bisogna stare molto attenti a non avallare un meetup piuttosto che un altro, perché il rischio è proprio quello. E fra l'altro ci troviamo in un pantano di adempimenti, ci troviamo in un pantano di adempimenti, i nostri eletti purtroppo sono nella tragedia di mille micro cose da fare. Il punto a questo è questo, che noi abbiamo una serie di qualifiche come consiglieri regionali e quindi questa qualifica ci consente l'accesso alla denuncia sia alla stampa che alla magistratura delle mancanze, degli errori, dei reati. Quindi è opportuno che venga investita una vera e propria attività, al di là di sperare di convincere in una riunione di consiglio regionale o una riunione di commissione a far sì che il buonsenso appaia, occuparci parallelamente per fare interventi di verifica e analisi per mancanze, denunce, reati che vengono commessi ovunque, perché purtroppo il problema drammatico è che se ci impantaniamo sperando di convincere nei vari consigli loro che la nostra posizione è giusta, una follia, perché gli altri sono prezzolati, c'è un dato legale, hanno interessi seri dall'altra parte, perché noi ci muoviamo difendendo i reati. Quindi è opportuno che il movimento mandi notizie ai nostri consiglieri, per blog, delle cose, di dove è possibile intervenire e prenderli in castagna sui reati, quindi con ispezioni ospedaliere, con denunce sul web, eccetera, e soprattutto metterli in mano alla magistratura. Quando si fa riferimento che noi abbiamo un assessore che è stato inquisito di reato, sono cose che vanno diffuse con nome e cognome specifici, anche perché come consigliere regionale si ha diritto all'accesso agli atti per capire quello che succede. Dopodiché, secondo passo, è opportuno inserirsi nel censimento del patrimonio della regione, un patrimonio cospicuo di migliaia e migliaia di immobili, cercando di individuare le locazioni, il possesso e eventualmente proporre la vendita, facendo un'analisi attenta di costi e di benefici. Difficilmente ci faranno vendere il bar dove il tizio, amico dell'assessore, paga 70 euro di canone. Chiudiamo velocemente. Hai qualcuno che ha una fitta a 70 euro di un patio di Piazza Navona? Se allora fallo e blocca. Allora, dopodiché, censimento di questo patrimonio con i costi e benefici. Allora, è importante il fatto di rendere pure questa situazione del patrimonio. Dopodiché, il discorso dei ticket sanitari. Noi abbiamo delle assurdità che il ticket sanitario spesso è superiore al costo della prestazione. Esperienza vissuta, un'ortopanoramica, 32 euro pagando cash alla stessa azienda che ti fa pagare un ticket di 35. Quindi sono delle operazioni che vanno fluidificate, mosse, eccetera. È un lavoro in anni, però vale la pena di farlo, perché purtroppo il ticket lo paghi e l'azienda che ti presta la prestazione lo prenderà dopo 3 anni. Vabbè, andiamo avanti. Quindi è importante poi dimostrare anche questo nei fatti. Poi le altre persone
questioni riguardo agli affitti, insomma il censimento è una delle richieste che abbiamo fatto in commissione, che abbiamo già trovato a che fare con il patrimonio immobiliare della regione, e sono richieste che abbiamo già fatto verbalmente, le faremo anche scritte a questo punto per avere risposte più precise. Okay. Intanto il plauso mi è dovuto perché io mi vedo 7 consiglieri contro tutto e tutti, quindi credo che sia una cosa fantastica il fatto che voi siate qui a darci conto del lavoro che fino a qua nessuno aveva visto, bisogna venire a cercare, siete venuti a darcelo su un vassoio, questo vi dà nessuno come merito. E io tocco due argomenti e poi c'è la domandina finale che è molto rapida e rivolgo a Davide. Parlo di comunicazione interna, si è parlato di commissioni parallele, si è parlato di feedback di pagamento elettronico, non so se siete a conoscenza del fatto che già a livello di municipio, io parlo di Roma e di comune, si stanno creando delle commissioni parallele, vi invito, vi esorto a fare in modo che questo sia un lavoro coordinato, altrimenti corriamo il rischio di fare lo stesso identico lavoro tutti quanti e poi alla fine magari arrivare a conclusioni diverse e non trovarci poi nella fase di sintesi, quindi probabilmente già il percorso deve essere funzionale ad un risultato condiviso, fermo restando che ritengo il vostro percorso assolutamente virtuoso. Riguardo alla comunicazione esterna, si è già toccato l'argomento, io parlo estremamente in maniera diretta di giornali e giornalisti. Il nostro messaggio non può rimanere legato al nostro ambito, ad internet, come già qualcuno ha detto, deve arrivare ai giornali a livello nazionale. Bisogna, secondo il mio modo di vedere, che riusciate a trovare una modalità per far sì che dei giornalisti che riportino in maniera soprattutto fedele quello che state facendo e quello che vi andate a raccontare, siano in qualche modo coinvolti nel vostro percorso, in modo tale che i giornali comincino a parlare veramente di quello che il movimento sta facendo, anche perché a livello nazionale è il tiro al piccione. Credo che bisognerà strutturarsi a tutti i livelli in questo senso. La domanda che rivolgo a Davide riguardo il feedback del Parlamento elettronico, diciamo in estrema sintesi chiave di casa, nel senso nella fase di votazione finale poi c'è la possibilità o il rischio che questo risultato, avendo uno o n persone, un numero limitato di persone, le famose chiavi di casa, possa essere modificato, rivoluzionato rispetto a delle attività funzionali che magari non sono quelle realmente verificate sul voto? Grazie. Domanda. La cosa bella è che non esistono né moderatori né amministratori, nel senso lo strumento che è autonomo di per sé e ogni persona verifica in modo trasparente i voti degli altri. Qualsiasi hacker che entra e modifica le regole di voto, la struttura di voto, cambia dei voti, sarà il sistema automaticamente che riconosce, riconosce l'invalidità e ripristina automaticamente il dato valido. Cioè ognuno potrà scaricare il database con tutte le informazioni, destinarlo e ci accorgeremo appena una base dati viene intaccata, viene resa invalida. Lo strumento che si autotutela. Ci saranno dei bottoni per cui ogni utente che segnala un altro utente che potrebbe essere invalido, questo aiuterà a gestire, a verificare che la macchina funziona. Riguardo i giornali? Riguardo i giornali abbiamo un rapporto che stiamo ricostruendo con la stampa, non siamo più né chiusi né nella nostra OSI contro i giornalisti. Vogliamo, secondo le ultime indicazioni che abbiamo visto anche in televisione, abbiamo persone competenti che vanno nelle trasmissioni a dire quello che facciamo. Addirittura nel talk show saremo presenti nella modalità corrette, ma saremo anche lì dove ci buttano fango tutti i giorni, saremo lì con la nostra voce a dire invece cos'è il Movimento 5 Stelle. È cambiata anche la strategia. Bravo. Ma il limite per essere cucetti è il 70enne. Voi non pensate mai ai 70 anni, ma le cose solo per i giovani che smanettano. In realtà io scelgo questa cosa dicendo che non è vero, non pensiamo solo ai giovani, pensiamo a tutti, a prescindere dall'età, a chi usa la struttura informatica, ma sicuramente non c'è dall'età solo. Quindi Barbona, Qualifer e poi Massimo Maldini. Prendere la questione che ha detto l'amico di Manziana, rivolta alla Commissione Ambiente, perché è un problema che a prescindere da quello che pensano i gruppi in Italia, perché lo sappiamo che strumentale fanno contro il programma del Movimento 5 Stelle, il programma Ambiente del Movimento 5 Stelle è stato fatto con il coordinamento di Angelo Capobianco,
con Letizia Naracci abbiamo fatto quel bel programma in cui si dicono le cose chiare e ci ritroviamo con Midago che stanno raccogliendo firme per una proposta di legge popolare che vanno contro il programma. Allora io vorrei chiedere alla Commissione come comportarsi con questi meetup, perché sono meetup certificati, ci sono anche meetup certificati, meetup che si sono presentati alle elezioni, come comportarsi con questa proposta di legge di rifiuti zero. Se sbaglio, lo sappiamo tutti, la strada lì è una legge di iniziativa popolare che presenta secondo noi alcuni passi, alcuni articoli che non sono proprio chiari nell'evitare scenari che sul nostro programma sono ben specificati. Che cosa fare in questi casi? L'unica cosa che possiamo fare è venire a conoscenza del meetup che sta facendo per chiedere spiegazioni, diciamo così, non è che possiamo, ti ripeto, noi dobbiamo arrivare tutto a dentro. Se tu o chiunque abbia notizia di queste cose, ti facci sapere di quale meetup si parla, in modo tale che grazie a quella mappatura del territorio riusciamo a beccare il organizer, il portavoce, chiamatelo come volete, e chiedere spiegazioni di quello che sta succedendo e magari informarlo su quello che il Movimento 5 Stelle non è, che non si sarebbe più il programma, non si sarebbe stato ufficiale. Quindi ci passano ai tavoli regionali. Va bene, ma magari non tutti hanno la possibilità, magari c'è stato il meetup che sperduto in un cuzzolo, che non viene. L'ultimo regionale è stato fatto a Pagliano e Pagliano sta raccogliendo le firme per la legge. Beh, allora parleremo con meetup di Pagliano, provincia di Frosinone, giusto? In provincia di Frosinone abbiamo Gaia e Valentina che in provincia di Frosinone hanno la loro territorialità e lì andremo a intervenire in Pagliano per la spiegazione. Questo è quello che secondo si può fare. Ultimamente isolata in questo senso, insomma, in tutti i sensi anche per la mobilità. Dunque, per il coordinamento tra i meetup, insomma, cercate di organizzarvi voi insomma sul territorio. La struttura invece dei tavoli di lavoro e commissioni parallele dovrebbe essere secondo voi distinta, nel senso che il tavolo di lavoro è una struttura insomma in cui vengono raccolte le istanze del territorio, mentre la commissione parallela dovrebbe essere un organo più tecnico in cui vanno a confluire delle professionalità diverse che dovrebbero costruire poi effetti queste commissioni parallele, dovranno essere costruite insomma e che dovranno darci un tipo di supporto tecnico nel costruire le leggi fondamentalmente, mentre il tavolo di lavoro ha più un ruolo diciamo operativo di elaborazione, diciamo, di raccolta delle istanze del territorio, di filtro delle problematiche del territorio, di appunto diciamo le informazioni che riguardano il territorio, quindi sarebbero due strutture ben diverse. Lo staff di Grillo, perché non ero convinta della mi venivano delle voci che mi dicevano che non era autorizzato. Alla mia email è stata risposta con una lettera di diffida da parte degli avvocati dello staff di Grillo. A questo punto io ho comunicato a Lorenzo Buzzoni, che sarebbe l'organizer di questo meetup, il fatto che non potremmo avvalerci del simbolo ovviamente del movimento, perché è registrato da Grillo. Per cui a quel punto è stato poi lasciato il Parlamento a 5 Stelle senza il contrassegno. Comunque ho evidenziato il fatto che questo meetup non ha nessun motivo di esistere se non c'è un diretto collegamento con i parlamentari. Poi io mi sono appurata anche tramite i miei canali, ho conosciuto i parlamentari eccetera e ho visto che questo meetup non ha un seguito. Okay, ma lo Stato dovrà l'ennesima presa in giro come la TAV eccetera. Allora, c'è il comitato fuori pista che si è creato proprio per questo, loro vogliono, siamo dei profitti che vogliono tanto portare l'argomento sia alla regione sia al Parlamento. E penso forse hanno preso contatto con voi, se no possiamo mettervi voi in contatto e magari anche con il Parlamento, io sto cercando di contattare, noi dal gruppo stiamo cercando di contattare pure alcuni parlamentari delle commissioni trasporti, ambiente, eccetera,
magari ecco, anzi per alcuni che hanno parlato al Parlamento hanno detto che se Davide o voi vi contattate in qualche modo per questa problematica. Questo. Poi un accenno a cose dette da alcuni che